Buonasera, sono Luigi Manconi, responsabile del Comitato per il diritto al soccorso, che unitamente alle ONG del soccorso in mare organizza questo ciclo di conferenze a cui abbiamo dato il titolo Tre discussioni sul presente. La prima di queste conferenze è stata quella del 24 febbraio, che ha avuto come tema proprio il diritto dovere al soccorso come principio irrinunciabile e fondamento del sistema dei diritti fondamentali della persona, introdotta da Gad Lerner. La seconda di queste conferenze, aveva come argomento i corridoi umanitari. È stata introdotta da Gherardo Colombo e la terza è appunto quella che teniamo oggi, che conclude questo ciclo e che ha come titolo Migrazioni forzate e catastrofe libica. Perché salire su un barcone? Come sempre nel corso di questo ciclo, a aiutarci sarà Annalisa Camilli, apprezzata giornalista di quella apprezzata rivista che è internazionale. Dunque, do a lei immediatamente la parola e poi vi auguro che apprezziate la discussione che verrà fuori dall'intervento di Diego Bianchi e della professoressa Paola Gaetta. Prego, Annalisa. Grazie, buonasera, grazie Luigi Manconi. Quest'ultima discussione organizzata appunto da Manconi e dal suo comitato arriva a pochi giorni dalla prima visita di Mario Draghi in Libia, della Libia parliamo appunto dal 2017. Draghi fa il suo primo viaggio da Presidente del Consiglio proprio in Libia per incontrare il nuovo esecutivo di unità nazionale che avrà il compito di traghettare il paese verso le elezioni parlamentari, quindi in un contesto che per certi versi apre un barlume di speranza in un paese che in questi anni abbiamo raccontato come un paese fallito, un paese distrutto dalla guerra civile che è cominciata nel 2011, ma che al contempo è un contesto ancora di grave instabilità politica, economica e che presenta appunto molte questioni aperte, soprattutto sul rispetto dei diritti umani degli stranieri. Hanno fatto scalpore le parole di Draghi, dette molto rapidamente a margine in una conferenza stampa a Tripoli, in cui si è detto soddisfatto di quella che noi in questi anni abbiamo sempre tenuto, diciamo, a chiamare cosiddetta Guardia Costiera Libica, no? La cosiddetta Guardia Costiera Libica, è stata però invece oggetto di apprezzamento da parte del Presidente del Consiglio, che ha allo stesso tempo parlato di salvataggi per definire le intercettazioni di migranti che sono appunto quando la cosiddetta Guardia Costiera Libica risponde alle telefonate di soccorso, alle segnalazioni di SOS, perché non sempre risponde, anche di questo parleremo nel corso di questa discussione, ma quello che avviene di fatto è quello che diversi giuristi hanno chiamato in questi anni respingimenti per procura. I migranti sono riportati indietro in un paese che non riconosce la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, un paese in cui gli stranieri sono sottoposti a detenzione arbitraria. 50.000 persone dal 2017 sono state appunto intercettate e riportate indietro in quel paese in cui le Nazioni Unite hanno documentato indicibili orrori all'interno dei centri di detenzione. Sono state decine, migliaia le testimonianze raccolte da giornalisti umanitari che in quel paese o con le persone scappate da quel paese hanno lavorato.
L'Italia ha speso in Libia dal 2017 circa 800 milioni di euro per fermare i migranti. Lo ha fatto in base al memorandum d'intesa sottoscritto nel 2017, memorandum d'intesa appunto molto contestato anche lì, ma che è stato di fatto rinnovato automaticamente nel 2020, l'anno scorso, per altri 3 anni. L'Italia aveva chiesto che si aprisse un tavolo italo-libico per modificare quel memorandum, quell'accordo. Di quei cambiamenti non abbiamo avuto notizia. Questo è stato anche il tema di un'altra visita ufficiale, quella della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che lunedì era a Tripoli per incontrare proprio il ministro dell'Interno Khaled Mazen. E proprio sulla questione dei migranti e dei diritti umani. Ma appunto di tutto questo discuteremo con i nostri ospiti oggi pomeriggio, a cui do il benvenuto e lascio la parola. Il primo che chiamo a parlare è Diego Bianchi, giornalista, conduttore di Propaganda Live. Bianchi è stato a bordo di una nave umanitaria nel 2017, proprio mentre la diplomazia italiana faceva accordi col clan d'Abbasci, no? Nel luglio del 2017 per fermare le partenze da quello che all'epoca era il principale porto di partenza dei migranti, Sabrata. Dall'epoca sono cambiate molte cose, però più che altro sono peggiorate. Oggi, in questi giorni, anche per le vicende legate all'inchiesta di Trapani sull'ONG Juventa, veniamo a conoscenza di alcuni dettagli, molte cose che all'epoca appunto sapevamo, si stanno chiarendo, no? Vengono confermate. È come se il cerchio si chiudesse, eppure che cosa. In un contesto in cui però l'opinione pubblica sembra sempre più anestetizzata e indifferente rispetto a quello che succede nel Mediterraneo centrale. Quindi vorrei chiedere a Bianchi, secondo lui, che cosa è cambiato nel corso di questi 4 anni e come si fa ad occuparsi ancora di questi temi senza incorrere in quello che in quell'effetto nocivo, no? Anche alla narrazione per cui si provoca, si produce, ripetendo spesso, entrando, diciamo, in delle narrazioni circolari, si produce anestesia, no? Nel pubblico, negli ascoltatori, nei lettori. Allora, intanto buonasera, grazie ai partecipanti, grazie per l'invito. E boh, allora, nel senso che mi hai fatto 3-4 domande in una, cioè, il tema è vastissimo, è complesso, è complicato ed è questo probabilmente il motivo principale per cui stiamo sempre qui a dibatterne, cercando di trovare un po' il bando della matassa che possa aiutare, ecco, l'hai detto in chiusura, a rendere meno anestetizzate le persone che ascoltano i racconti che magari noi col nostro lavoro, ognuno col proprio, cercano di condividere e di divulgare, perché poi da quando personalmente mi occupo di storie di immigrazione e da quel periodo, soprattutto 2000, 2000 15, 16, 2016, 2017, in cui poi mi sono fatto diverse frontiere, poi anche non solo quelle dell'Europa, insomma, mi è capitato anche poi di andare anche in quella Stati Uniti, Messico, insomma, di capire come il problema, che non è un problema italiano, ovviamente è un problema di tutti, potesse essere raccontato, condiviso e divulgato. Ecco, la sensazione che hai tu è quella che abbiamo in tanti, che ormai nulla, che si possa anche raccontare le cose più atroci, più impressionanti, più incredibili, più turpi, e ormai nulla faccia più veramente breccia. Ma al di là del fare breccia, deve fare breccia, ovviamente io lavoro in televisione, quindi presso un pubblico che sta a casa e vede queste storie arrivare dalla TV, ma dovrebbe fare breccia anche, uno avrebbe l'ambizione perlomeno presso i politici, presso chi decide, quindi
dopo tanti anni, dopo tante inchieste fatte da tanti bravissimi giornalisti che continuano a farne, devo dire, imperterriti e non domati, diciamo, da calunnie, non da sconfitte, da trattamenti, ecco, che non, diciamo, sicuramente discutibili anche da parte di colleghi, questo va detto. E continuano e si ostinano a battere il territorio, ad andare nei posti e a raccontarli. Dicevo, lascia un po' perplessi e dispiace, ecco, per usare un eufemismo, che dopo tanti anni ancora si usino delle parole come quelle che ha usato Draghi quando è andato in Libia. Insomma, si continui anche da parte dei nostri politici, perché Draghi in questo momento a tutti gli effetti è un politico, poi diciamo, insomma, è presidente del Consiglio. Ed è sicuramente l'esempio più recente e più clamoroso, anche per la figura, da un certo punto di vista, almeno su certi temi, forse vergine, no? Di Draghi, si continuino a usare le stesse parole usate in passato, a prescindere poi da quale sia stato il colore dei governi che in questi anni si sono succeduti. E tu dicevi che da quell'esperienza del 2017, che tra l'altro ho condiviso con te, possiamo dirlo, insomma, non è un mistero, sull'Aquarius, sono cambiate diverse cose, sono cambiate in peggio, ed è vero, perché già in quel momento ci sembrava che fosse una situazione che stessimo raccontando il peggio, ecco. E in realtà poi nel tempo c'è stata tutta quell'azione che è stata proprio di quell'estate, di appena sbarcati dall'Aquarius, di fango continuo e perenne sulle ONG. Io ricordo benissimo che ero anche ovviamente reduce da un'esperienza molto calda e che vivevo personalmente, perché chiaramente era stata un'esperienza forte e quindi ero particolarmente sensibile. Soprattutto in quel momento mi ricordo che tutti i giornali, ma non era più neanche un problema di sinistra o di destra, tutti i giornali attaccavano le ONG, e c'era questa, ed era impressionante, perché uno, no, ha una sua rassegna stampa di riferimento, sa chi sono più o meno, sicuramente chi sono i nemici, e sugli amici, diciamo, ci sono scuole di pensiero, ma dove può andare a cercare degli articoli che da leggere con meno difficoltà, si sa. In quel momento io mi ricordo che ero solito dire che il mio giornale di riferimento era diventato L'Avvenire, lo dico pure, c'è nello scavo, credo, il collegamento, perché era un giornale che trattava, diceva le cose che io pensavo di dover leggere, trattando, e che avrebbe dovuto scrivere un giornale, diciamo, di sinistra, ma ripeto, stiamo parlando di cose dove le categorie continuano a essere sinistra e destra, sicuramente, ma si parlava appunto di salvataggio di vite in mare, quindi doveva essere un po' meno difficile, insomma, affrontare certi temi e schierarsi soprattutto. Invece in quel momento c'era soprattutto L'Avvenire che raccontava in determinata maniera certi fatti, e poi tutti gli altri battevano la gran cassa verso la sensibilizzazione, verso, come dire, la sponsorizzazione di un governo, che era quello appunto che aveva come protagonista assoluto, soprattutto su questi temi, Minniti, che stava trattando in maniera particolarmente efficace, autorevole, autoritaria, il tema dell'immigrazione in questa classifica, che poi sarebbe continuata in questa competizione fra ministri. Poi sarebbe arrivato Salvini, questa competizione tra chi riusciva a vantare meno sbarchi sulle coste italiane, che è una roba assolutamente incredibile. Io appunto spesso mi sono ritrovato anche in trasmissione, per amor di provocazione, ma anche perché poi tanto chi se ne frega, uno a un certo punto si accorge pure che può dire anche cose, no, non, che non sono gravi, ma tanto non, che difficilmente fanno breccia, anche perché forse siamo sempre, non dico i soliti a vederci, a sentirci, ma ecco, quelli un po' con le orecchie aperte su certi temi, forse sì. Io dicevo che, insomma, un ministro dovrebbe vantarsi di aver salvato più persone. Poi dopo tutto quanto l'altro discorso sull'accoglienza, quello è il grande tema, no? Sul quale, come dire, i difetti e i problemi sono tanti, ma lì si stava parlando dello step precedente, quello dei salvataggi in mare, dove invece l'Italia fino a quel momento comunque era stata a suo modo un'eccellenza. Io ricordo, e questa cosa ovviamente fa impressione anche rileggendo adesso intercettazioni, le inchieste a cui facevi riferimento, ricordo soprattutto di quell'esperienza a bordo dell'Aquarius,
il momento in cui ci spostarono, cioè spostarono l'Aquarius dal punto nevralgico dei salvataggi, che probabilmente grazie al bel tempo ci sarebbero stati il giorno dopo, fu spostato l'Aquarius di non mi ricordo quante miglia, perché non, di tante, tantissime miglia, sei ore di viaggio, per andare a fare un trasferimento dalla Diciotti, molto lontano dal centro delle operazioni, dal probabile centro delle operazioni, da quello che tutti supponevano. Noi siamo stati lì in mare davanti alla Libia un paio di settimane, alla fine ora non mi ricordo più quanti giorni, e fummo proprio, come dire, mandati da un'altra parte. E io in quel momento ero assolutamente ingenuo, non dico sinceramente, cioè che il nostro ruolo di giornalisti a bordo fosse pericoloso, cioè lui pensava a fare un bel lavoro ovviamente, però mi ricordo benissimo il responsabile dell'ufficio stampa di Medici Senza Frontiere, un ragazzo irlandese, che a un certo punto disse a me, ad Annalisa e agli altri giornalisti che c'erano, ma era preoccupato soprattutto delle presenze italiane a bordo, ci disse è probabile, è possibile che ci stiano facendo fare questa cosa senza nessun senso perché ci siete voi. Io mi sentii pure in colpa, perché dissi come, mo per colpa nostra fanno spostare tutta l'Aquarius e la portano da un'altra parte. Col senno di poi, con molto senno di poi, e lui lì forse aveva senso quello che lui disse in quel momento, cioè c'era interesse a non avere immagini di salvataggi in mare, che fu esattamente quello che accadde a noi, che giornalisticamente, qua ci metto tutto il come dire, no, il cinismo del giornalista, del videomaker, che ovviamente sperando di non trovarsi di fronte a tragedie, ma sapendo che può succedere anche questo, va e per raccontare quello che avviene pensa anche di raccontare un salvataggio in mare. Noi non li raccontammo, noi raccontammo dei transfer in realtà, cioè tornammo a Pozzallo con mi sembra 300 e passa persone, ora non mi ricordo il numero esatto, ma erano stati tutti trasferimenti fatte, una dall'Open Arms e una dalla Diciotti, cioè noi non vedemmo immagini, diciamo, impressionanti, ecco, che avrebbero potuto turbare l'opinione pubblica il giorno in cui, per esempio, io avessi fatto il mio pezzo o gli altri videomaker che c'erano. C'era un ragazzo irlandese con me, c'era una ragazza francese, ora non ricordo. E questa cosa la dice lunga, ecco, su come anche il racconto di quel contesto sia stato in qualche maniera forse manipolato. O comunque indirizzato. Sono passati anni e la situazione è peggiorata perché poi diciamo, l'instabilità politica ha fatto sì che si cercassero, no, alleanze che siano anni ormai, per tanti motivi, che ci siano alleanze ritenute innaturali almeno fino al momento del voto, e che sicuramente si sono saldate nell'esperienza giallo-verde intorno al tema della sicurezza e dell'immigrazione come parole appunto che si tiravano a vicenda. E in questo, come dire, e la chiudo marchiando almeno ai miei occhi in maniera indelebile l'azione di governo del Movimento 5 Stelle, perché dalla Lega, diciamo, ce lo si poteva aspettare, dai 5 Stelle leggermente meno, benché siano loro, come dire, gli inventori dei taxi del mare, cioè quelli che l'hanno detto per primo con maggiore efficacia, e l'immagine di Conte con appunto il cartello decreto di sicurezza insieme a Salvini, io me la ricordo. E questa cosa è una cosa che per me caratterizza non tanto quel governo, caratterizza per esempio Conte, no? Cioè il politico, che poi però è diventato... non sto qui a fare il riassunto, diciamo, della storia recente d'Italia, sapete tutti di cosa sto parlando, è diventato il punto di riferimento principale dei progressisti di questo paese. Quindi quando Salvini dice non ero solo io a bloccare gli immigrati, ha ragione, cioè nel senso, io ogni tanto ci si può trovare d'accordo anche con Salvini, non era solo lui, era un governo, cioè lui era il ministro dell'interno, espressione di un governo con un presidente del consiglio che comunque, se non avesse voluto quel tipo di politiche, di comportamenti, avrebbe potuto fare sicuramente di più. Quel presidente del Consiglio è diventato presidente del Consiglio, poi appunto di un governo cosiddetto giallo-rosso. E questa cosa, da persona un po', da persona di sinistra, ovviamente mi imbarazza ulteriormente. E su quel fronte
ne abbiamo fatto tantissime manifestazioni, no? Quelle per annullare i decreti di sicurezza, ne abbiamo fatte tante, ne sono state fatte tante, non è che abbiamo fatte noi, ne sono state fatte tante nel paese. Quante volte è stato chiesto al governo di sinistra, di centrosinistra, di fare qualcosa di diverso da quello di centrodestra? Ecco, la fatica è stata immane. Adesso c'è questo governo che è quello che sapete tutti quanti. Nel momento in cui si poteva dire qualcosa che lo caratterizzasse su questo tema, Draghi ha detto quello che ha detto in Libia, quindi secondo me appunto la situazione è ancora più preoccupante. Va detta a onor del vero che su tutto questo racconto siamo ancora nel pieno della pandemia, abbiamo attraversato anche mediaticamente, soprattutto mediaticamente, un anno e mezzo ormai di racconto della pandemia, che ha messo tutti gli altri problemi un po' sotto al tappeto. Quello dell'immigrazione è uno, anche quello del lavoro, quello della scuola, tutte cose che all'improvviso, perché chi ha continuato a seguire quei temi sa quanto siano sempre purtroppo attuali e esasperati da questa situazione, e adesso probabilmente riusciranno tutti quanti fuori, tutti insieme. Non so se ho risposto alla tua domanda, ho fatto tutta sta chiacchiera, però questa è la situazione, per quello che mi riguarda, che ci riguarda, ovviamente uno non deve farsi condizionare. Adesso c'è, diciamo, questo nuovo corso del Partito Democratico, soprattutto, no? con segretario Enrico Letta, che su questo tema è fortemente legato appunto all'operazione Mare Nostrum, quindi ha un approccio diverso a questo tema. L'altro giorno l'ho visto con la felpa Open Arms, quindi una sua credibilità sul tema l'ha maturata in passato. Chiaramente adesso bisogna vedere quanto riuscirà a trainare il resto del governo, delle azioni di governo, oltre a caratterizzare il proprio partito, perché c'è bisogno anche di questo, perché a un certo punto avevi un partito schizofrenico: da una parte c'era Minniti, dall'altra c'erano Orfini e Del Rio sulla barca dell'ONG, insomma, anche lì capire un attimo, no? È vero che ci sono le correnti all'interno dei partiti, è vero pure che non ci sono più le correnti di una volta, come si è più volte detto, però neanche a questi livelli, ecco, cioè un minimo di linea, almeno su certi temi, bisognerebbe averla in maniera più chiara e definita, secondo me. Grazie Diego. Grazie a te, grazie a voi. Lascerei la parola ora a Paola Gaeta, docente di diritto internazionale presso l'Università di Firenze, e con Paola Gaeta cercherei di capire come è stato possibile che documentate violazioni del diritto marittimo e del diritto marittimo internazionale, respingimenti per procura, ma anche appunto violazioni sistematiche dei diritti umani in Libia siano in questi anni state avvenute quasi alla luce del sole, e nonostante questo sia così complicato appunto per il governo italiano, ma in generale per i governi europei, agire, diciamo così, sul loro partner, sulle istituzioni libiche, perché appunto non avvengano queste violazioni, fare pressione appunto. Penso alle famose modifiche al memorandum che vengono richieste, perché appunto è così complicato, e non c'è stata nessuna forma di sanzione, no, per il momento. Sappiamo, è stato documentato, che le intercettazioni della cosiddetta Guardia Costiera Libica avevano un coordinamento italiano. Siamo di fronte appunto a violazioni dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, di articoli fondamentali della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Perché tutto questo avviene alla luce del sole, senza appunto il timore di essere sanzionati? L'Italia è già stata sanzionata nel caso Irsi contro Italia in passato, proprio per aver respinto in Libia. Sembra che però appunto non ci sia più questo timore di omettere il soccorso oltre a respingere.
Annalisa, grazie per la tua domanda. Devo fare però una precisazione. Io non sono più all'Università di Firenze ormai da 10 anni. Sono un cervello in fuga. C'è qualcuno che dice che sono una gallina in fuga prendendomi in giro, perché insegno ormai a Ginevra dal 2007 e diritto internazionale presso un istituto di studi internazionali e per lo sviluppo. Le domande che poni sono molto importanti e molto chiaramente cruciali. Il mio punto di vista è chiaramente quello che tu sottolinei, che l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Irsi. È un caso che in realtà in qualche modo ha spinto poi il governo italiano a, diciamo, a continuare una strategia che porta alla situazione attuale, cioè invece di sporcarsi direttamente le mani con i respingimenti, le intercettazioni in mare e quindi i respingimenti presso posti non sicuri, l'Italia ha cominciato a fare la sua politica di esternalizzazione, proprio per evitare di essere condannata, diciamo, dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel caso di salvataggio in mare, in alto mare di migranti e di respingimenti verso porti non sicuri. E anche in violazione del principio di non refoulement. Quindi l'Italia cosa ha fatto? Molto banalmente ha, come sappiamo tutti, esternalizzato il controllo dei suoi confini, affidandolo ad esempio appunto alla Libia con il ben noto memorandum d'intesa di cui poi parleranno gli altri partecipanti. Ma sostanzialmente attraverso questo memorandum d'intesa l'Italia fa qualcosa di molto semplice, cioè chiede alla Libia di intercettare le persone che intendono raggiungere l'Europa e quindi i confini marittimi dell'Italia e in cambio finanzia e presta assistenza affinché la cosiddetta Guardia Costiera Libica sia addestrata a fare i salvataggi, a intercettare le persone e riceve la Libia anche finanziamenti per mantenere i suoi centri cosiddetti di accoglienza o di transito dei migranti irregolari in Libia. E l'accordo con la Libia fa tutto questo dicendo, incoraggiando la Libia a rispettare i diritti umani, ma si ferma lì sostanzialmente, non prevede la sospensione dell'accordo in caso di accertate violazioni dei diritti umani. Quindi l'accordo è sicuramente deficitario in questo. Allora, in questa maniera l'Italia cosa fa? Direttamente non commette alcuna violazione del diritto internazionale, perché direttamente, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, l'Italia non commette alcuna violazione perché non è in contatto diretto con i migranti che si imbarcano per via mare per raggiungere le coste italiane e ovviamente direttamente non commette alcuna violazione di quelle efferate violazioni che tu prima ci ricordavi nei campi di transito di detenzioni che vengono commesse contro le persone detenute in condizioni di orribile, delle situazioni orribili che sono state paragonate giustamente ai campi di concentramento nazisti. Se voi leggete le documentazioni effettuate non solo da NGO, ma anche da organismi internazionali come l'Alto Commissariato per i diritti umani, come l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, per citarne alcune, veramente vi rendete conto che sono situazioni comparabili per la gravità ed efferatezza della situazione ai campi di concentramento nazisti. Queste documentazioni sono state fatte anche dai giudici italiani, credo che voi tutti abbiate sentito parlare, o forse gli ascoltatori hanno letto che nel 2017 è stato condannato uno dei responsabili di questi centri di transito, un cittadino somalo, è stato condannato in Italia all'ergastolo, per le violazioni terribili commesse nei confronti di migranti. Nel campo di detenzione, torture, sevizie, uccisioni, impiccagioni esemplari. Condizioni di detenzione assolutamente disumane e leggere la motivazione di questa sentenza del 2017 è, come ha detto Pietro Ichino, che l'ha
commentata nel suo blog, veramente un esercizio doloroso, devo dire. Perché doloroso? Perché evidentemente uno si chiede come sia possibile che il nostro governo continui la sua cooperazione con la Libia. Uno si chiede come sia possibile che il nostro governo continui a finanziare, addestrare un paese che è capace di queste orribili azioni verso esseri umani. E dunque, da questo punto di vista, io credo che non c'è molto da dire. La Libia naturalmente non è parte alla Convenzione Europea dei Diritti Umani e dunque sottratta al sindacato della Corte Europea dei Diritti Umani, e un pochino ovviamente difficile quindi da questo punto di vista far valere le responsabilità libiche di fronte a istanze giudiziarie internazionali. Sicuramente però quello che rileva è che il nostro paese ha delle responsabilità chiare secondo il diritto internazionale e si sta cercando di farle valere di fronte a differenti istanze, tra cui anche di nuovo davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani, in un caso che è stato depositato nel 2018, in cui il nostro paese viene accusato in questo caso di violazioni indirette dei diritti umani che vengono commesse in Libia. E da questo punto di vista volevo appunto far osservare che l'azione governativa volta attraverso il memorandum d'intesa con la Libia a, diciamo, esternalizzare il controllo delle proprie frontiere marittime attraverso l'addestramento e il finanziamento del governo libico ha una motivazione in qualche modo che può essere anche a prima vista convincente, perché si dice va bene, ma il memorandum d'intesa stabilisce che il governo libico deve promuovere il rispetto dei diritti umani attraverso l'addestramento della guardia costiera o delle altre persone coinvolte, noi promuoviamo in qualche modo il rispetto dei diritti umani, quindi facciamo un'azione meritoria, in qualche modo si viene giustificato così questa cooperazione. Però questa è una foglia di fico terrificante, perché è chiaro che nel momento in cui si presta aiuto e assistenza a un governo di cui è nota la responsabilità in violazioni gravissime dei diritti umani come quelle di cui stiamo parlando, il diritto internazionale prevede che vi è una responsabilità internazionale dello Stato che presta questo aiuto e assistenza nel momento in cui questo Stato, questo governo sa quello che accade nel paese che riceve l'aiuto e l'assistenza. E da questo punto di vista è chiarissima la responsabilità internazionale dell'Italia, che potrebbe essere fatta valere, speriamo, davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani e probabilmente, spero, anche di fronte a altre istanze internazionali. D'altra parte bisogna anche ricordare che secondo me vi è un limite chiaro che viene posto al nostro governo nel continuare la cooperazione e l'assistenza con la Libia nell'esternalizzazione dei propri confini, e questo è l'obbligo che ciascuno Stato ha di non continuare attraverso le proprie azioni a mantenere una situazione di illegalità come quella che vediamo in Libia. È chiaro che il diritto, diciamo, il diritto internazionale da questo punto di vista contiene una, diciamo, una serie di regole abbastanza chiare, secondo me. Quello che poi molto spesso manca per l'applicazione di queste regole è la volontà politica di farle valere. E su questo bisognerà aspettare probabilmente affinché qualcosa cambi. E io ascoltavo la frustrazione di Diego Bianchi, anche Annalisa, nelle tue parole vi è molta frustrazione, si vorrebbe fare qualcosa, si vorrebbe fare di più, ovviamente si vorrebbe fare di più. L'opinione pubblica è un po' assuefatta, a volte alla testa, pensa ai suoi problemi, e chiaramente un po' il disinteresse di cui poi l'Europa è stata testimone anche nell'epoca nazista, quando si voltava la faccia rispetto alle atrocità commesse nei campi di sterminio nazisti, e noi stiamo attraversando questa stessa fase storica probabilmente. Secondo me la storia giudicherà le azioni di cui noi oggi che noi oggi portiamo avanti, e sotto questo profilo credo che prima o poi la giustizia arriverà anche di fronte alle sedi opportune.
purtroppo a volte bisogna aspettare, avere pazienza, non abbandonare, anche se sembra tutto inutile. Vorremmo fare di più e non possiamo fare di più, ma quello che mi sembra importante sottolineare è che diciamo, le norme con cui valutare l'operato dei nostri governanti e anche diciamo, il disinteresse della nostra opinione pubblica esistono. E il tempo darà ragione a chi è nel giusto e cerca di fare quel che può di fronte a questa situazione che reputo veramente di una gravità incredibile. Grazie Paola Gaeta, lascerei subito la parola a Federica Resta, avvocato, dottore di ricerca in diritto penale, ha scritto molti libri, tra cui 11 settembre attentato alle libertà, diritti umani dopo le torri gemelle, vecchie e nuove e schiavitù, ma anche proprio con Luigi Manconi, non sono razzista ma e aboliamo il carcere. Vorrei chiedere a Federica Resta di raccontarci un po' qual è lo stato dell'arte proprio con il memorandum d'intesa che è stato possibile firmare nel 2017 perché avevamo già in piedi il trattato d'amicizia che appunto del 2008 e che nel 2020 si è rinnovato. Appunto la Morgese andando a Tripoli ha promesso dei cambiamenti, a che punto siamo, è possibile fare questi cambiamenti? Allora ringrazio anzitutto tutti e ringrazio per l'invito a partecipare, il tema è bellissimo e la scelta, vi ringrazio anche per questa puntualizzazione sul memorandum che secondo me è molto importante perché naturalmente regge è un po' l'architrave, no, dei rapporti con la Libia su questo terreno perché ha una storia particolare, quindi prima di riferirmi allo stato attuale voglio fare un piccolo passo indietro per ragionare un po' su quelle che sono davvero delle singolarità notevoli di questo memorandum. Anzitutto la forma. Il memorandum Italia Libera 2017 era ed è un accordo in forma semplificata. Che vuol dire? Vuol dire che è un accordo che non è passato alla ratifica parlamentare. E non si tratta di un dettaglio di poco conto, perché naturalmente la ratifica parlamentare, quindi con legge, avrebbe consentito un dibattito importante, avrebbe consentito anche una maggiore trasparenza nella conoscenza di quelli che erano gli obblighi che l'Italia assumeva. Ed è un dato singolare perché in realtà gli accordi in forma semplificata sono quelli che non devono comportare né oneri finanziari né avere natura politica. Allora, se la nozione di natura politica può essere anche, ed è sicuramente, insomma, soggetta a un certo margine di discrezionalità, anche se, insomma, qui sicuramente una valenza di natura politica nell'accordo c'è, però quello che è indubitabile è che comporti degli oneri finanziari, perché in realtà il sostegno che è stato fornito sia in termini di mezzi, sia in termini di anche personale e sostegno da parte dell'Italia alla Guardia Costiera Libica e le operazioni hanno naturalmente un impatto finanziario, quindi la circostanza della mancata ratifica parlamentare è una circostanza importante ed è un'anomalia non da poco. Non a caso alcuni parlamentari, anche se come singoli, hanno proposto un ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale, facendo proprio valere la lesione delle prerogative parlamentari rispetto alla mancata ratifica del memorandum. La Corte purtroppo però non è potuta entrare nel merito, quindi non ha potuto sindacare se effettivamente si trattasse di una violazione dell'articolo 80 Costituzione, quindi se fosse legittima la forma semplificata, perché ha riconosciuto che non ci fossero i presupposti per un conflitto di attribuzione, in quanto la prerogativa della ratifica parlamentare è una prerogativa dell'Aula tutta intera, quindi tutta l'Assemblea non può essere portata avanti, diciamo così, semplicemente da tre parlamentari come singoli. Ed è un peccato che la Corte non si sia voluta pronunciare su questo, perché naturalmente quella sarebbe stata la sede in cui si sarebbe potuto
verificare se effettivamente c'è stata una, sembra esserci stata un'anomalia anche, diciamo, procedurale, una sottrazione al dibattito parlamentare di quello che invece era un suo legittimo oggetto. E sarebbe stato utile perché naturalmente in sede di rinnovo nel 2020 si sarebbe scelta una strada diversa, pur eventualmente decidendo di rinnovare. D'altro canto le anomalie, diciamo, le particolarità, le singolarità di questo accordo non sono soltanto di forma, ma sono molto forti di contenuto. E sono quelle anomalie che appunto una ratifica parlamentare, quindi una legge di ratifica avrebbe consentito, un esame parlamentare avrebbe consentito un po' di verificare. Io ne individuo essenzialmente tre. La prima è un'insistenza su l'autonomia e la sovranità della Libia e la non ingerenza nei suoi affari interni, che c'è ripetuta e c'è anche specificamente rivolta alla disciplina, alla giurisdizione sui centri di accoglienza, i cosiddetti centri di accoglienza. Perché lì appunto si ripete che i centri di accoglienza, quindi le condizioni anche poi evidentemente di detenzione dei migranti nei centri di accoglienza sono questione esclusivamente rimessa alla giurisdizione libica. E quindi sono sotto l'esclusivo controllo del Ministero dell'Interno libico e la presenza, appunto l'insistenza nel memorandum, questo rilievo forte, è chiaramente un limite di questo accordo, perché nel momento in cui l'Italia firma un accordo del genere e lo rifirma invariato nel 2020, chiaramente sapendo qual è stata l'attuazione di questa disposizione, e che cosa è successo nei centri di detenzione, quelli noti e quelli meno noti, e quindi, diciamo, quelli non ufficiali, ora fabbrica del tabacco, si è assunta una responsabilità dal punto di vista internazionale importante, perché appunto ha sottoscritto una delega effettiva alla gestione una sorta di indifferenza, cioè una legittima sorta di indifferenza rispetto a quello che succede nei centri di detenzione libici. Un'altra particolarità è questo, l'hanno sottolineato benissimo Roberto Saviano e Luigi Manconi nell'appello ai sommersi salvati, quest'uso performativo del linguaggio che c'è nel memorandum, questo richiamo al concetto di clandestinità dei migranti, e un altro concetto che sembra meno performativo ma non è irrilevante nel contesto libico, che è quello della illegalità della migrazione. Allora, in un paese come in un ordinamento come quello libico, che non riconosce il diritto di asilo secondo che non è parte della Convenzione di Ginevra, parlare di illegalità della condizione dei migranti assume un significato ben diverso da quello che può assumere un ordinamento quale il nostro. Quindi questo uso combinato di migrazione illegale e migrazione clandestina ha una funzione effettivamente peculiare, performativa all'interno di questo memorandum. E c'è poi l'ultimo aspetto, l'aspetto appunto dell'assenza di parametri effettivi, puntuali, di vincoli effettivi rispetto all'azione di contenimento di queste migrazioni illegali da parte della Libia. La Libia che non c'è un richiamo naturalmente al rispetto del diritto internazionale consuetudinario e degli accordi di cui gli accordi internazionali sottoscritti dalle parti, che per la Libia è un richiamo vuoto, perché non avendo appunto sottoscritto la Convenzione di Ginevra, naturalmente questo richiamo diventa una sostanziale delega a fare dei respingimenti forzati e collettivi senza alcun vaglio, come invece richiede il diritto internazionale. E questo è un tema su cui si potrebbe pronunciare la Corte dei diritti umani, perché la Corte dei diritti umani, ha dal 2018 un ricorso che riguarda proprio appunto questi respingimenti, la responsabilità rispetto ai respingimenti delegati, ai respingimenti indiretti, cioè fino a che punto, diciamo, questa delega dell'Italia alla Libia all'esecuzione dei respingimenti a una delega che lascia l'Italia immune da responsabilità.
Questo naturalmente ce lo dirà la Corte europea dei diritti dell'uomo, però il richiamo appunto che ha fatto anche la professoressa Reda, anche la stessa Annalisa Camilli alla sentenza IRSI, la Corte europea dei diritti umani, dovrebbe farci pensare che non basta, diciamo, delegare la gestione dei respingimenti nel momento in cui si organizzano, diciamo, si coordinano effettivamente. È difficile per l'Italia chiamarsi fuori da un tipo di responsabilità. C'è stata su questo un'apertura importante della nostra giurisprudenza, che però poi in grado di appello è stata invece revocata, nel senso che il Tribunale di Trapani, nel giudicare nel 2019 un'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e resistenza pubblica ufficiale nei confronti di due migranti che sono stati accusati di aver dirottato sostanzialmente un barcone con dei migranti, 67 migranti, che verrà poi fatto sbarcare a Trapani, aveva riconosciuto l'esimente della legittima difesa proprio argomentando sulla base della nullità del memorandum tra Italia e Libia del 2017. Nullità per contrarietà al diritto internazionale, oltre che per i profili procedurali che dicevo prima, però proprio dal punto di vista sostanziale per la sua contrarietà al diritto internazionale. E quella è stata una pronuncia molto importante, perché al di là dei profili penali, quindi del riconoscere la legittima difesa rispetto a dei dirottati, a un'accusa di aver dirottato, diciamo, questo barcone in Italia per non rientrare in Libia, dove sarebbero stati i migranti esposti alle torture, alle violenze che avevano subito in passato, è stata molto importante questa presa di posizione. Presa di posizione che, proprio dicevo, appunto, in grado di appello, poi la Corte di Palermo ha ritenuto invece di revocare, riconoscendo invece la colpevolezza degli imputati. E quindi ridando di nuovo valore, efficacia legale al memorandum Italia-Libia. E questo naturalmente è stata una battuta d'arresto, perché la pronuncia del Tribunale di Trapani era stata invece una pronuncia molto, molto coraggiosa, che aveva avuto, diciamo, la forza di smascherare un po' questa truffa delle etichette che c'è dietro il memorandum con la Libia, che attraverso questi respingimenti delegati costringe poi appunto i migranti a rientrare in Libia con violazione del principio di non refoulement, che, come ci dice appunto la Corte europea dei diritti dell'uomo, non vuol dire soltanto diritto a non rientrare dove si può essere esposti a torture, eccetera, ma vuol dire anche diritto a presentare una propria istanza di asilo laddove ci sia questo rischio, diritto a vederla esaminata, cosa che appunto nel caso italiano, con questa delega alla Guardia Costiera libica, di fatto non si verifica. Sappiamo che nel 2020, appunto, il governo, avete detto tu, Annalisa, il governo italiano aveva tentato di una rinegoziazione del memorandum, che non è andata, però è stata respinta sostanzialmente dal governo libico, e quindi il testo è sostanzialmente quello del 2017. Sappiamo però anche, e questa naturalmente è un auspicio, speriamo che vada avanti effettivamente, che a novembre del 2020, di novembre di quest'anno, è stata costituita una sottocommissione paritetica, quindi con rappresentanti italiani. Per l'Italia c'è l'ambasciatore Guccino Grimaldi, con cui ho lavorato peraltro nel 2003, ma veramente un diplomatico straordinario, che dovrà rinegoziare l'accordo, e dovrà rinegoziarlo, se c'è stata una dichiarazione della delegazione italiana proprio di novembre, rinegoziarlo in vista del superamento dei centri di detenzione, prevedendo espressamente i vincoli, diciamo, del diritto internazionale in capo alla Guardia Costiera libica nell'esecuzione dei respingimenti. Speriamo naturalmente che tutto questo possa, che effettivamente questa sottocommissione possa produrre una modifica effettiva al memorandum. E speriamo che vada in questo senso, che quindi le modifiche proposte dalla delegazione italiana possano essere approvate, anche perché è stato il Consiglio d'Europa nel 2020 a chiedere addirittura la sospensione del memorandum prima della nuova, diciamo, sottoscrizione. Quindi
non è, diciamo, c'è una pronuncia di un'istituzione, di un organo a cui l'Italia, di cui l'Italia fa parte, di cui l'Italia fa parte, il Consiglio d'Europa, e quindi è un qualcosa di cui l'Italia deve tenere conto anche appunto nella rinegoziazione del memorandum. Vi ringrazio, io avrei finito. Grazie Federica Resta. Annalisa, posso interrompere un secondo? So che forse non era previsto, ma volevo fare una domanda. Perché io ho letto naturalmente del tentativo di andare alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, per la mancata, diciamo, autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento del memorandum d'intesa in base all'articolo 80 della Costituzione. Però mi domandavo una cosa, ovviamente il memorandum in questo modo non è passato in quanto accordo in forma semplificata sotto il vaglio del Parlamento, però il Parlamento immagino viene interpellato ogni volta che deve approvare le spese, e in questo caso il dibattito parlamentare dovrebbe esistere. Ora io non seguo i dibattiti parlamentari su questo aspetto, sì, però sì, c'è stato cosa succede in questo caso? C'è stata un'occasione del rifinanziamento, naturalmente, però diciamo che quelli sono generalmente dei contesti in cui il dibattito sul merito non c'è, anche perché nel momento in cui l'accordo è stato sottoscritto, naturalmente ci sono stati anche lì gli stessi parlamentari, poi o comunque i gruppi di appartenenza di quei parlamentari che hanno sollevato conflitto attribuzione, hanno anche in quella sede riproposto il tema. Però è una sede in cui è ancora più difficile intervenire che non se ci fosse stata, diciamo, il disegno di legge di ratifica, perché naturalmente quando si tratta del rifinanziamento in genere sono decreti legge, in genere il dibattito è veramente molto molto limitato, è limitato ai profili finanziari, poi peraltro quindi va in quinta commissione anziché andare in terza, generalmente insomma che la terza è la affari esteri, mentre appunto la quinta, la commissione bilancio, quindi cambia un po' la struttura, la procedura parlamentare che condiziona, però anche in quel caso il tema si è posto, assolutamente è stato posto, ma naturalmente non ha raggiunto la maggioranza dell'aula per portare a un blocco dei finanziamenti e dei rifinanziamenti. Lo sollevo perché sotto il profilo del diritto internazionale, quando un accordo viene stipulato in violazione della Costituzione del Paese, in questo caso potrebbe essere violazione dell'articolo 80, ma poi l'organo che non era stato interpellato interviene successivamente con lo strumento adeguato, la legge di finanziamento, viene sanata in qualche modo dal punto di vista internazionale l'irregolarità della conclusione dell'accordo. Quindi in qualche modo mi sembra che insomma sia una strada un po', dal punto di vista del diritto internazionale, non perseguibile il vizio dell'accordo, insomma la nullità dell'accordo. Sì, infatti il ricorso del conflitto di attribuzione era stato proposto addirittura subito dopo, quindi prima del rifinanziamento, però ecco, quella sarebbe stata intanto la sede naturalmente anche per il futuro, per evitare, no, che anche perché ne passano parecchi di accordi in forma semplificata, insomma, quindi sarebbe stata la sede opportuna per rivendicare le prerogative parlamentari. Grazie Federica Resta e Paola Gaeta anche per le sue domande. Con l'occasione ricordo a chi ci sta seguendo che possono essere poste delle domande ai nostri interlocutori che poi gireremo alla fine di questa discussione, anche se gli interlocutori sono molti, lascio lo spazio e la parola a Anna Ello Scavo, giornalista, cronista di Avvenire, autore di numerose inchieste proprio sulla Libia, sulla Guardia Costiera Libica, famoso suo scoop del 2019 in cui ha mostrato la foto di Abdurrahman Milad, detto Bigia, capo della Guardia Costiera di Zawiya, ma anche trafficante di gasolio e di uomini, che era presente in un incontro con le autorità italiane, con la Guardia Costiera Italiana, la IOM in Italia, nel CARA di Mineo
proprio nel 2017. È notizia di questi giorni la scarcerazione di Biggia e la sua promozione, il ritorno a Zawia tra feste e festeggiamenti. Allora chiederei proprio a Nello Scavo in che senso in questi anni noi abbiamo parlato di cosiddetta Guardia Costiera Libica, però perché appunto queste istituzioni sono state ritenute dal nostro governo partner affidabili e a che punto siamo, cioè come è da intendere e interpretare la scarcerazione per esempio di Biggia rispetto alla nuova Libia, alla situazione al momento in Libia. Grazie Annalisa, grazie agli amici che hanno organizzato anche questo incontro, a quanti ci stanno ascoltando. Per cominciare strapperei se possibile anche un sorriso, se ci riesco, perché chiedete a uno di Avvenire di parlare di Guardia Costiera Libica perché probabilmente pensate che avendo noi a che fare una certa dimestichezza con i miracoli possiamo spiegare cos'è il miracolo della Guardia Costiera Libica, che in effetti è un miracolo particolarissimo, è un po' come la nebbia di Totò a Milano, nel senso che c'è ma non si vede. La Guardia Costiera Libica, come Annalisa, io sono, come sai, anche tuo lettore accanito, soprattutto perché mi interessa molto l'aggiornamento della contabilità che fai sulle spese del governo italiano e non solo italiano in Libia. Si affaccia ogni volta una sigla nuova, recentemente l'ultima apparsa si chiama GACS, G-A-C-S, che è una polizia marittima, l'ennesima, che afferisce al Ministero dell'Interno libico. Tra l'altro ieri, nelle more insomma degli interventi al rientro del Ministro Lamorgese, si parlava anche della possibilità di consegnare la Guardia Costiera Libica al controllo del Ministero della Giustizia libico, per cui non si capisce bene, un po' capite, come se in Italia la Guardia Costiera dipendesse dal Ministero della Giustizia, che si deve occupare magari delle carceri o di altro. Forse probabilmente ha un senso, sarebbe coerente affidare la cosiddetta nuova Guardia Costiera Libica al Ministero della Giustizia, perché in effetti ci occupiamo di chi a sua volta si interessa molto di carceri, di detenzione, di campi di prigionia. E pensate che negli ultimi giorni sono accadute delle cose molto particolari, oltre alla scarcerazione di Biggia, di cui tra l'altro qualche giorno fa abbiamo pubblicato delle foto aggiornate di quel viaggio famoso del 2017 in Italia, al pianoforte, seduto al pianoforte in un circolo ufficiali dell'esercito italiano a Roma, in posa da turista nel porto di Catania. Poi ce ne sono altre invece in albergo sempre a Roma dopo lo shopping in centro, con insomma tutti gli acquisti appena effettuati. Ora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che continuiamo a perseverare nell'errore. La nuova formazione, ecco, di polizia marittima libica si sta addestrando a Gaeta. In particolare dobbiamo a uno scoop di una collega che si chiama Graziella Di Mambro del quotidiano di Latina Oggi, la scoperta tra l'altro non solo di questa notizia, ma addirittura la pubblicazione delle foto degli ufficiali libici al termine del corso. E però abbiamo notato un particolare, che le facce delle persone ritratte al termine del corso erano numericamente differenti da quelle che poi rientrano a Tripoli, semplicemente perché uno di loro adesso di fatto è, visto che va di moda definirli così, immigrante illegale in Italia, cioè non si è presentato in aeroporto, se l'è data a gambe ed è da qualche parte nel nostro paese o chissà dove. Due motovedette libiche in questo momento sono in riparazione, più o meno segretamente, nel porto di Riposto, nella provincia di Catania. La settimana scorsa, con la scarcerazione di Biggia, è accaduto un fatto abbastanza particolare, e cioè si sono bloccate le partenze di barconi. Qualcuno sosteneva si fosse trattato più di condizioni meteorologiche, in realtà non era esattamente condizione meteorologica. Oggi, in questo momento, ci sarebbero due o tre barconi in circolazione. Scusate, si sono abbassate le luci perché io sono nel salotto qui di Avvenire, dove teniamo molto all'ecologia integrale promossa da Papa Francesco. Le luci, la fotocellula non mi vede, nonostante io sia grande e grosso, e quindi si sono spente. Dicevo, è veramente ridicolo quello che sta accadendo, e anche riferendomi alle riflessioni fatte prima da Diego, poi
anche da chi maneggia tutti i giorni, anche dal punto di vista legislativo, quello che capita. A me fa impressione che davvero non si riesca a fare un dibattito serio in Parlamento sulla Libia. C'è chi ancora spera nell'istituzione di una commissione d'inchiesta e c'è chi semplicemente spera che si apra un dibattito, quantomeno un dibattito su quello che è capitato e su quello che capiterà ancora. Ora, la Guardia Costiera Libica è centrale in tutto questo, è sempre stata centrale perché è un'espressione delle varie milizie, dei vari gruppi armati, insomma delle mafie libiche che rispondono a un organigramma interno, a una dinamica interna non molto diversa da quella che era stata a Cosa Nostra siciliana, diciamo con influenze della Camorra. Anzi, un ammiraglio italiano della Guardia Costiera qualche giorno fa, commentando la scarcerazione di Bija e gli sviluppi della cosiddetta Guardia Costiera Libica, ha proprio detto così, è un po' come istituzionalizzare la Camorra. Cosa dire? Io sono molto preoccupato per il futuro perché sento molte così sirene. Ieri di nuovo si è parlato, spero non vaneggiato, di corridoi umanitari, dell'apertura di corridoi che possano svuotare i campi di prigionia, e io per primo sarei favorevolissimo. Chiudo ricordando però che cosa? Che il numero di persone evacuate dalla Libia in questi anni è stato irrisorio, è stato assolutamente irrisorio, non può bastare qualche volo aereo che magari si sta organizzando in questi giorni, nelle prossime ore, con magari telecamere a seguito per spegnere la preoccupazione dell'opinione pubblica. Allo stesso tempo però credo che manchi dal dibattito un elemento, e cioè che cosa accade davvero nei campi di prigionia in Libia. Noi discutiamo molto di che cosa accade in mare, tanto che poi appunto il Premier parla di salvataggi perché le persone vengono soccorse, recuperate tra i marosi e riportate nei porti libici, però di fatto poi ci si dimentica o si fa finta di non sapere che cosa accade invece nei campi di prigionia. Questo è un grande tema e credo che sia anche una sfida giornalistica importante. Non a caso è diventato sempre più impossibile documentare e raccontare la Libia. E niente, io chiudo con un interrogativo. Sapete, insomma, questa storia delle intercettazioni che ha riguardato i giornalisti, io non penso che i giornalisti siano al di sopra della legge, che ci sia un'immunità. Mi ha molto preoccupato, anche spaventato, ecco, l'aspetto, diciamo, che fossero individuate e rese pubbliche alcune fonti dei giornalisti. Parliamo di fonti che hanno altrettante loro fonti in territori difficili, che quindi rischiano e stanno rischiando la vita anche a causa di questa, che non è stata una fuga di notizie, ma è stata proprio una messa in posa di notizie a disposizione di tutti. Però mi fa molto sorridere e molto amaramente pensare che in quegli anni, quando noi venivamo ascoltati nelle nostre comunicazioni con le fonti, venivamo anche chiamati da diverse procure italiane come persone informate dei fatti, regolarmente ci veniva chiesto quali fossero le fonti delle nostre informazioni, regolarmente abbiamo risposto che dovevamo proteggere le nostre fonti e in realtà tutti conoscevano quali erano le fonti a cui noi attingevamo per le nostre notizie. E in questo, diciamo, vedo molto in comune tra il disordine con cui si organizza la giustizia e la Guardia Costiera in Libia, visto che le due cose pare in futuro possono andare di pari passo, e anche come accade da questa parte del Mediterraneo con il tentativo di continuare a ostacolare e nascondere quelli che sono poi i testimoni diretti di ciò che è accaduto. Mi ha colpito molto quello che ha detto Diego di quel dirottamento dell'Aquarius in quella circostanza. Purtroppo da allora a oggi non molto è cambiato, anzi mi sembra che molte cose siano peggiorate. Grazie. Grazie Nello Scavo, ricordo appunto che potete porre domande ai nostri interlocutori, se volete gliele porremo poi alla fine di questa discussione. Chiamerei l'ultimo ospite, Sandro Veronesi, scrittore, due volte premio Strega, i suoi libri li abbiamo letti, amati, Caos Calmo, ma ha scritto il Colibrì in questi anni, si è occupato però molto, è entrato nel dibattito pubblico italiano occupandosi appunto della criminalizzazione delle ONG, ha scritto anche un libro su questo nel 2018.
vorrei chiedere appunto a Sandro Veronesi un po' la stessa cosa che chiedevo a Diego Bianchi all'inizio, no? Da persona che ha avuto un ruolo anche appunto nella discussione pubblica su questi temi, qual è la sensazione in questo momento? La campagna di criminalizzazione sembra essere terminata nei suoi toni, diciamo così, più aggressivi, e tuttavia le organizzazioni non governative in questo momento faticano a lavorare, a fare i soccorsi, non ci sono più mezzi governativi a soccorrere in mare, la discussione sulla Libia sembra non interessare più all'opinione pubblica italiana. Quindi da scrittore, da narratore, no? Quali sono le parole che possono rimettere in campo questa discussione? Il microfono. Me ne ero scordato, a furia di tenerlo spento, scusate, ma è un anno che faccio questo errore sempre. Salutavo comunque, avevo detto buonasera, e dicevo che la questione che è rimasta grave e che era gravissima a partire dal 2017 si è fatta veramente gravissima, adesso è rimasta grave, è quella di quell'area, diciamo, grigia di equidistanza che molte forze politiche, personalità politiche hanno pensato di tenere tra le ONG e, per esempio, i gruppi di estrema destra e le strumentalizzazioni politiche di Salvini negli ultimi anni per rimanere legati all'Italia, oppure i fenomeni più larghi purtroppo portata europea, che sono, diciamo, hanno proliferato. Questa equidistanza è già una sconfitta pazzesca, perché in realtà si è persa l'origine della la messa in moto, diciamo, di questo processo di diffamazione, di calunnia nei confronti delle ONG che hanno cominciato, ricordiamolo, nel 2015, perché prima non c'era ricorso delle ONG. È stato l'ESBO, è stato quel periodo lì in cui tutti siamo rimasti scioccati e alcuni si sono anche messi a servizio per il salvataggio laddove non c'erano, proprio non erano nemmeno previsti, diciamo, i servizi di salvataggio marino di persone che morivano a decine e sotto gli occhi, perché in quel caso la costa era molto vicina al confine marittimo dalla Turchia e quindi le cose venivano viste con gli occhi. Lì cominciò un periodo breve ma intenso di diffamazione che purtroppo ha avuto due nature, una natura becera, cialtrona e particolarmente politica di destra, sovranista, razzista, e una invece, chiamiamola nobile, ma che di nobile non ha avuto nulla, legata principalmente a un infelice, sciaguratissimo articolo pubblicato dal Financial Times che dava addosso a certe ONG, in particolare a Open Arms, promettendo le prove di questa famosa intelligenza tra le ONG e i libici o tra le ONG e i trafficanti turchi, che poi il Financial Times stesso non ha mai potuto produrre. Però il fatto che non abbia mai prodotto quelle prove che prometteva non ha cancellato quell'articolo, il quale si è conficcato, diciamo, tra le persone per bene, molte persone per bene, e la verità, tenendole molto lontane, appunto quella equidistanza di cui parlavo prima, che è inaccettabile, perché poi si tratta anche della qualità delle persone. Io sono anche andato di persona proprio per questo, per vedere la qualità delle persone, perché te ne accorgi, se passi del tempo insieme alla gente, se c'è qualcosa di opaco, se c'è qualcosa che non condividi, se c'è proprio un atteggiamento riguardo al mondo che non ti appartiene.
E invece le persone che fanno parte di queste organizzazioni non governative sono tutte persone per bene. Una volta che uno le incontra e le conosce, non parlo dei volontari, parlo proprio dei responsabili, una volta che uno le incontra si rende conto personalmente. Una volta uno passa del tempo e condivide, come molti di voi hanno fatto, delle missioni, si rende conto che non ci sono quelle aderenze di cui vengono accusati. Com'è possibile che da un articolo del Financial Times, una battuta ancora più scellerata del futuro, ahimè, ministro degli esteri sui taxi del mare, e l'accanimento di 2-3 procure che non sono mai riuscite poi a portare al processo nessuno, c'è la faccenda di Juventa che apre la finestra sulla, diciamo, sulla radice meno nobile di questa diffamazione, e cioè tutta quella macchinazione, perché di quello si è trattato, legata a Defend Europe, C-Star, quella nave che per un po' ha girato per il Mediterraneo con l'intento di abbattere, di affondare addirittura le imbarcazioni, invece che addirittura portare soccorso, di affondarle proprio le imbarcazioni con i migranti a bordo. E sappiamo, voi lo sapete di sicuro, che fine ha fatto quell'esperienza di C-Star con questa nave abbandonata a 5 miglia dalla costa catalana, con dentro un equipaggio di pakistani super sfruttati proprio da loro, che erano i difensori della razza e dell'Europa e dei confini dell'Europa. Quindi è stato questo mescolarsi della parte più becera e quelle infiltrazioni, no, con quei falsi testimoni diretti che sono riusciti a montare a bordo di Juventa e poi hanno dato falsa testimonianza, come voleva fare anche Francesca Totolo su Open Arms, ma fu sgamata da Oscar Camps, che si accorse che lei si stava dando una copertura ridicola, ma che se fosse riuscita a montare e metterci piede sopra avrebbe poi potuto da lì dentro dire quello che voleva. L'impunità di queste persone non mi scandalizza quanto l'incapacità, che adesso si sta un po' sciogliendo, di molte figure anche importanti, di prendere partito, non fosse altro sulla qualità delle persone. Vacci, ci vai a bordo e ti accorgi di che cosa succede. Per questo ho salutato con grande anche sorpresa il fatto che Enrico Letta abbia osato, no, stringere la mano e riconoscere cose in comune e passare un po' di tempo e farsi fotografare insieme a Oscar Camps, perché ha rotto un tabù, perché voi lo sapete meglio di me, i politici italiani che abbiano preso veramente partito e si siano battuti per portare in Parlamento anche la questione delle ONG, che non è una questione secondaria, visto che al momento sono gli unici che salvano vite, sono sempre stati pochissimi. Ma pochissimi veri, sempre i soliti e sempre quelli, sempre quei 4, 5, 6, ai quali si sono, col contagocce, si sono aggiunti qualche volta degli esponenti del PD, non so, Orfini a un certo punto ha cominciato. Però è molto importante invece che delle figure come Enrico Letta, che adesso è segretario del PD, non è più un professore alla Sorbonne, a Sciences Po, lo dicano. Che non si può andare a cena o anche soltanto ricevere e parlare con quelli di Defend Europe o con Francesca Totolo o con questa gente che sta vomitando diffamazioni e calunnie. E invece si può farlo con quelli che si occupano di salvare le vite in mare. E prendere partito da parte delle figure rappresentative, non parlo più di quelle influenti, quelle l'hanno fatto, ma di quelle rappresentative istituzionali, è un elemento fondamentale, perché la si smetta con questa incertezza di considerare forse però anche loro, quelli delle ONG, questo dubbio che è già una sconfitta perché non è basato su niente. E io credo che è compito anche di chi racconta, non tanto mio in quanto scrittore, ma mio in quanto testimone, di portare testimonianza, appunto, scritta, che rimanga, di tutto ciò che uno personalmente o anche indirettamente riesce a vedere e a leggere della situazione, affinché le persone di buona volontà, no, non esitino proprio a prendere partito,
perché le inchieste continuano a fioccare e continuano a non produrre nessun rinvio a giudizio. Sulle ONG però portano a mesi di ispezioni, cioè c'è ancora in atto una persecuzione che da un lato è appunto becera, ma dall'altro è burocratica, amministrativa, non meno fastidiosa e pericolosa, e invece bisognerebbe farla finita. Io credo questa cosa di Letta sia molto più importante. Infatti avete visto che Salvini ha cercato di rimettere in moto il meccanismo, dice guardate, invece di stare con me sta con quelli lì. Sì, ecco. Allora, sta con quelli lì, vorrà dire che, insomma, si sarà informato prima, no? Io mi batterò perché le persone che non l'hanno ancora fatto facciano dei passi del genere nei confronti delle ONG, anche di quelle italiane, anche delle persone italiane che lavorano nelle varie organizzazioni. Mi batterò perché questo avvenga, perché credo che potrebbe portare il baricentro, la massa critica dalla parte opposta e portarsi dietro finalmente una cancellazione di questa campagna che sta durando da 6 anni di diffamazione e di calunnia, contro la quale l'azione legale non potrebbe far nulla, perché siamo veramente ben fuori dalla legalità. E con questo io ho dato il mio contributo, che è un contributo soprattutto di testimonianza indignata e di promessa di impegno. E vi ringrazio per invece le esposizioni precedenti, che sono state per me abbastanza illuminanti. Grazie Sandro Veronesi. Arrivano delle domande per la professoressa Gaeta in riferimento alla comunicazione presso la Corte Penale Internazionale contro le autorità italiane ed europee. Potrebbe spendere qualche parola sulle responsabilità penali delle autorità italiane sui crimini commessi in Libia? Sì, questa è una questione molto ovviamente interessante. Come sappiamo, la Corte Penale Internazionale ha ricevuto dal Consiglio di Sicurezza un mandato a investigare i crimini commessi in Libia a partire dal momento della rivoluzione, con un mandato quindi senza limite di tempo come data finale, quindi a partire dalla risoluzione in avanti, crimini commessi sul territorio libico, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La Libia non è uno Stato parte della Corte Penale Internazionale, però questo mandato del Consiglio di Sicurezza consente le investigazioni da parte del procuratore della Corte Penale Internazionale, che in effetti ha avviato delle inchieste che hanno poi portato a atti di accusa contro il figlio di Gheddafi e altri leader del precedente governo, ma più volte il procuratore della Corte Penale ha annunciato di investigare, di estendere le sue investigazioni ai crimini commessi contro migranti in Libia. E naturalmente ci sarebbe quindi giurisdizione per crimini contro l'umanità e crimini di guerra per i cittadini libici che questi crimini direttamente commettono in Libia contro i migranti. La domanda si riferisce in che misura, diciamo, i governanti italiani o autorità italiane o di diverso livello e rango e competenze possono essere responsabili penalmente per questi crimini davanti alla Corte Penale Internazionale. L'Italia è uno Stato parte dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ne ha accettato i principi e le regole, e in questo caso, ovviamente, come dicevo prima, non è che le nostre autorità, diciamo, direttamente commettono crimini contro i migranti in Libia. Loro semplicemente, attraverso questa politica di esternalizzazione, aiutano, no? Addestrano le autorità libiche e finanziano i centri di detenzione. Però questo è un aiuto e un'assistenza che materialmente, no? Di fatto, contribuisce alla commissione di questi crimini. Quindi un'attività materiale in sé lecita, quella di finanziare un governo, addestrare la guardia costiera, finanziare la politica antimigratoria di un certo paese, sono in sé delle attività lecite. Quindi in questo anche il contenuto del memorandum d'intesa non è in sé illecito. Ma la responsabilità anche penale per complicità nei crimini commessi da altri
normalmente si materializza con attività lecite, ma che diventano penalmente rilevanti perché vengono compiute con una certa, come si dice, mens rea, con una certa colpevolezza. E qual è il requisito che viene richiesto? Nello Statuto della Corte Penale Internazionale, la responsabilità per complicità, come la chiameremmo noi, si prefigura quando vi si dà l'aiuto materiale, che in questo caso esisterebbe per le autorità italiane, ma lo Statuto della Corte Penale richiede che vi sia lo scopo di facilitare la commissione del reato, e questo sarebbe un ostacolo, diciamo, a accertare una responsabilità di individui che rivestono cariche ufficiali italiane nella complicità per crimini commessi in Libia contro i migranti, perché appunto, come dicevo, lo Statuto della Corte Penale richiede che le autorità provvedano a questo aiuto allo scopo di, e quindi sarebbe un ostacolo, diciamo, da un punto di vista della prova, perché non credo che vi sia una volontà diretta per facilitare la commissione di questi crimini, ma nello stesso tempo è un requisito che è molto dibattuto nella dottrina, non è presente in altre norme di diritto internazionale, quindi resta da vedere se il procuratore della Corte Penale Internazionale ha interesse a avviare delle indagini che vadano a rivolgersi anche al comportamento delle autorità italiane coinvolte nella commissione di questi crimini in Libia attraverso quello che abbiamo detto, il memorandum d'intesa. Spero di aver risposto. Grazie Paola Gaeta. C'è un'altra domanda che forse rivolgerei Annello Scavo sul processo, che poi non è un processo, è un'udienza preliminare a Catania nel caso Gregoretti. Ci chiedono: la linea difensiva di Salvini si basa sulla connivenza degli altri membri del governo, ministro della difesa, ministro dei trasporti, e del fatto che sia stata una decisione politica dell'intero esecutivo. E ci chiedono quindi: sbaglio nel pensare che l'intero governo dovrebbe rispondere di una violazione dei diritti umani? Come possiamo accettare che qualcuno si proclami innocente solo perché altri commettono lo stesso reato? Ricordiamo appunto che c'è stato il rinvio a giudizio invece a Palermo per un caso simile ma diverso riguardo alla nave umanitaria Open Arms proprio sabato scorso. Ma sono questioni molto anche apparentemente simili, però ci sono delle differenze giuridiche, anche giurisdizionali, nei due casi. Confesso che, avendo studiato un po' le carte, secondo me il caso di Catania ha meno chance di arrivare a processo rispetto alla faccenda di Palermo, dove tra l'altro il magistrato correttamente ha scritto che non si tratta in questo momento di stabilire se l'indagato, adesso imputato, è colpevole oppure no, ma vi sono gli elementi sufficienti per poter aprire un processo e valutare tutti gli indizi raccolti, insomma i dati raccolti fino a questo momento. Il caso di Catania ha un altro tipo di complessità, era coinvolta anche una nave militare. C'è stato certamente un coinvolgimento del governo, però ecco, in questo senso è una valutazione che si potrà fare forse più avanti, e cioè se dovesse essere accertata una responsabilità dell'ex ministro dell'interno e naturalmente essendo confermati tutta una serie di atti che gli stessi ministri hanno fornito ai magistrati, confermando sostanzialmente di avere partecipato in maniera diretta o indiretta alla formazione di quella decisione, poi si valuterà eventualmente di estendere il coinvolgimento. Però sappiamo che i tribunali non sono i tribunali della storia, ecco, e quindi se il giudizio di chi ha rivolto la domanda e la valutazione anche implicita è comprensibile più che legittima, altra cosa poi è la procedura giudiziaria in sé. Certamente il dato di Palermo è importante, perché permetterà di approfondire tutta una serie di dinamiche. È vero che in quella vicenda non vi fu un coinvolgimento apparentemente diretto del governo, anzi il primo ministro Conte disse chiaramente che era contrario a quello che di fatto era
stava diventando quasi una sorta di respingimento, perché il tentativo era quello di allontanare la Open Arms e di portare i migranti da qualche altra parte, ma non in Italia. Bisognerà poi vedere lì anche come mai un primo ministro non avesse i poteri per decidere lui in quel momento di fare sbarcare quelle persone, e è stata necessaria poi una decisione anche piuttosto forte della procura di Agrigento, che era stata sul posto. Io su quello mi limito a dire che ci sono una serie di contraddizioni, ne segnalo una, e cioè si dice nella memoria difensiva di Salvini, tra le altre cose, si dice che le condizioni di salute dei migranti a bordo erano state certificate sì dall'ufficio della sanità marittima, e le decisioni successive competono non al Ministero dell'Interno, ma a chi deve occuparsi di salute. Quindi questa era una prova a discolpa dal punto di vista della difesa di Salvini, e curiosamente però non c'è nessuna denuncia da parte dell'ex Ministro dell'Interno né di altri contro quei medici, che avrebbero evidentemente, secondo la ricostruzione della difesa, asserito il falso. Quindi è una faccenda molto, molto complicata, su cui insomma è meglio non entrare, perché richiederebbe molti altri incontri. Non so se Gaeta e Resta vogliono aggiungere qualcosa su questi procedimenti in corso contro le ONG in Sicilia, e sulla domanda che ci veniva posta. Io volevo semplicemente aggiungere che chiaramente dobbiamo distinguere chi è il giudice e quali sono, diciamo, i procedimenti. Parlando del diritto internazionale, credo di aver sottolineato che un governo in quanto tale, a livello del diritto internazionale, rappresenta l'intero paese, quindi l'intero governo, il governo italiano rappresenta l'Italia. Sotto questo profilo, secondo me, sicuramente l'Italia è responsabile di queste violazioni dei diritti umani che vengono commesse. E si spera che la Corte Europea dei Diritti Umani si pronunci in questo caso pendente anche in questo senso, per quanto riguarda il caso di cui abbiamo parlato prima, presentato nel 2018. Quindi è chiaro che vi è una responsabilità di tutti i governi italiani finora, che si sono seguiti finora, per questa loro cooperazione con le autorità libiche e per la situazione. In più vi è chiaramente una responsabilità per queste violazioni di diritti umani che vengono commesse quando le persone vengono impedite gli sbarchi, per violazione dei diritti umani naturalmente. Poi dopo vi sono le responsabilità penali delle singole persone, dei singoli individui, dei singoli membri del governo, che sono quelli che si cercano di far valere contro Salvini nel processo di Catania. Grazie. Ci chiedono di fare una breve sintesi dei numeri del 2021, un bilancio tragico, direi. Ci chiedono appunto quanti sono i detenuti in Libia. Mi sembra più di 3.000, tra i 3.000 e i 4.000 nei centri ufficiali, senza, diciamo, contare i centri non ufficiali, quindi che sfuggono ai radar appunto e a questa contabilità. Quanti sono i naufragi? Appunto sappiamo dall'IOM che i morti nel 2021, dall'inizio del 2021, sono circa 300-290 quelli registrati, ma anche lì, essendo sempre meno le organizzazioni non governative, le organizzazioni governative attive sia in Libia sia nella rotta del Mediterraneo centrale, non abbiamo dei numeri precisi dei morti e dei dispersi. Gli arrivi in Italia nel 2021 sono stati 8.476, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Ci chiedono quali sono le nazionalità. La prima nazionalità è la tunisina, e poi la seguita dalla Costa d'Avorio. Questo ci racconta che oltre alla rotta della Libia, che parte dalla Libia, si è riattivata in maniera importante la rotta tunisina, questo ormai da qualche anno, e questo ha a che fare con la situazione drammatica economica in Tunisia, aggravata dalla crisi sanitaria. Proprio qualche giorno fa c'è stato un naufragio al largo di Sfax con 41 morti e pochissimi superstiti.
In Libia sono state riportate dal 2017 50.000 persone, mi sembra, se non erro, circa 10.000 solo l'anno scorso, quindi non controllo questo dato, no, nel 2021 sono state riportate in Libia 6.000 persone, nel 2020 appunto più di 10.000, mi ricordavo bene 11.000 persone. Questo è il bilancio, e dietro a questi numeri ci preme da giornalisti ricordare che ci sono soprattutto nomi, persone, famiglie. Lascerei la parola a Luigi Manconi per concludere appunto questo terzo appuntamento organizzato dal suo Comitato per il Diritto al Soccorso. Grazie Annalisa e grazie a tutti i relatori di questa intensa conferenza. Voglio solo ricordare che questo era l'ultimo incontro di una serie programmata dal Comitato per il Diritto al Soccorso, che aveva come titolo 3 discussioni sul presente. Il bilancio di questi nostri incontri credo sia stato molto positivo per serietà dei contributi, per interesse suscitato e per numero di persone coinvolte. Per concludere, solo una considerazione. La ragion d'essere del nostro comitato è facilmente ricavabile da quanto è stato detto oggi e da quanto è stato detto nelle precedenti conferenze. Il mare Mediterraneo è oggi sempre più sguarnito, sempre più povero di presidi di soccorso e di assetti di salvataggio. Dunque sempre più esposto a quello che è ormai una strage che si perpetua, ricordiamolo sempre, ormai da 25 anni. Una strage alla quale l'Italia e l'Europa non hanno saputo rispondere in maniera adeguata e addirittura, possiamo dire, hanno in qualche modo contribuito. Per questo abbiamo voluto costituire questo comitato che ha come sue finalità quello di rappresentare una sorta di strumento di difesa legale delle ONG del soccorso in mare e di garante morale di quel principio irrinunciabile al diritto al soccorso che è la nostra stessa ragion d'essere, il nostro statuto, il nostro fondamento. Ringrazio ancora tutti i relatori, ringrazio le ONG che hanno contribuito a questo incontro, ringrazio ancora tutti gli ascoltatori. Valuteremo come riprendere questa discussione nei prossimi mesi. Grazie ancora a tutti.